Ciao a tutti, come va? Spero bene! E i vincitori di oggi sono Andrea Guizzetti e Matteo Renzi. Ragazzi, vi ricordo che per ricevere sempre le notifiche quando carico un video, che ormai escono tutti i giorni sul canale, dovete cliccare anche sulla campanella, quella che trovate vicino al tasto per iscriversi al canale. Inoltre, se avete perso qualche video durante la settimana, ricordate di andarli a recuperare guardando sul canale o cliccando sulle schede qui in alto. Ed ora passiamo avanti. Si sa che i ricchi hanno più o meno la possibilità di togliersi qualsiasi sfizio e potersi comprare qualsiasi cosa si desiderino. Ma nel video di oggi scordatevi di vedere delle macchine super lussuose o delle case esagerate, perché quello che andrò a mostrarvi saranno degli oggetti dei quali probabilmente molti di voi non conoscevano neanche l'esistenza. Ma comunque non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e scopriamo subito di che si tratta. Il barista robotico. Adatto per i ricchi miliardari ai quali piace bere in solitudine, o anche a chi piace far festa e vuole stupire i propri amici, il barista robotico conosce oltre 600 drink differenti che si possono selezionare tramite un'interfaccia touchscreen. Il sistema di miscelazione può contenere anche più di 100 bottiglie tra alcolici e sciroppi. Inoltre, per non farvi bere un drink freddo, è provvisto di un sistema che produce fino a 20 kg di ghiaccio. Il prezzo è di circa 30.000 euro e non comprende gli alcolici, purtroppo. La Bat Golf Cart. Secondo voi, cosa guiderebbe Batman su un campo da golf? Probabilmente non questo veicolo, perché smaschererebbe la sua identità, ma se qualcuno di voi vuole far finta di essere Batman, almeno sul campo da golf, questa golf cart ispirata alla Batmobile del film Batman Begins fa per voi. Raggiunge 60 km orari, che sono più del doppio della velocità di una normale golf cart. Inoltre ha sedili in pelle nera regolabili, luci e uno stand per posizionare il vostro iPad. Il tutto a 32.000 euro, che alla fine sono una miseria per interpretare il vostro supereroe preferito. Non credete? Il jetpack. La società Martin Jetpack ha creato il suo prototipo nel 2008 e nel 2017 dovrebbe entrare in commercio. Per mantenersi in aria utilizza una tecnologia con ventole intubate molto simile a quella dei droni. La società spera di venderli a scopo ricreativo e per i governi, come mezzo di soccorso in zone difficili da raggiungere. Il prezzo si aggira attorno ai 150.000 euro, che è circa tre volte lo stipendio medio annuo di una famiglia italiana, quindi credo che davvero in pochi potranno permetterselo. Il simulatore di guida. Praticamente per lo stesso prezzo di una supercar, potrete acquistare il simulatore di guida più realistico mai creato. Il sedile è sospeso in aria ed ha la possibilità di ruotare a 360 gradi. Il telaio del simulatore si muove in risposta alle vostre azioni. Ad esempio, se si preme il freno, il telaio si abbassa e quando si preme il pedale del gas, il telaio spinge in avanti. Così tutto sembra davvero realistico. Il simulatore viene fornito con 12 differenti auto da corsa già programmate. Quindi in teoria state veramente comprando una dozzina di supercar. Certo che non vanno da nessuna parte e al costo di 180.000 euro. Goldman Logo Sanatta. Ogni milionario o miliardario che si rispetti deve avere un sistema acustico adatto e niente è meglio del Goldman Logo Sanatta. Prodotto da una società svizzera, produce un suono chiaro e limpido. Il sistema, composto da tre altoparlanti, si erge su una colonna alta circa 1,70 m. Il tutto è assemblato a mano da tecnici svizzeri precisi come orologiai, utilizzando solo i migliori materiali e le migliori componenti. Il tutto viene venduto al modico prezzo di 300.000 euro, più o meno come una Ferrari. Credo quindi che per ora la maggior parte di noi continuerà ad arrangiarsi con le cuffie del cellulare. La motocicletta volante. Questa potrebbe sembrare una cosa abbastanza fantascientifica, ma grazie alla HeliCycle, azienda olandese, oggi è realtà. La PAL V è una vettura ibrida a tre ruote che può raggiungere 180 km orari, sia a terra che in cielo. Ha un solo serbatoio e con il pieno può percorrere 350 km come elicottero e 1200 come moto. Per passare da moto ad elicottero occorrono circa 10 minuti. Inoltre, per guidarla, oltre alla patente A, vi occorrerà anche il brevetto di volo. Ma se volete coronare il vostro sogno, alla fine questo è un sacrificio che si è disposti a fare, oltre a sborsare 350.000 euro.
Sheseed 201 LED Television. Ormai, oggi, tutti i ricchi hanno un cinema in casa, ma un cinema all'aperto? Questo è quello che offre Sheseed, un enorme schermo per uso esterno che quando non viene utilizzato si nasconde sottoterra. Poi, con il tocco di un tasto, si alza fino a 4 metri e mezzo, aprendo 7 pannelli a LED in soli 25 secondi, diventando un enorme televisore da 201 pollici. Per comprare questo enorme televisore dovrete sganciare la bellezza di 650.000 euro, che penso sia più o meno il prezzo di un vero cinema. Kuratast Robot. I giapponesi, si sa, sono stravaganti e questo che vedete è un vero robot personalizzabile. Pesa 4 tonnellate e potrete guidarlo entrando nel suo vano toracico a prova di proiettile. Una volta a bordo potrete guidarlo anche per strada. Inoltre è dotato anche di armi, infatti una mano è un vero e proprio mitragliatore Gatling, mentre con l'altra mano potrete afferrare oggetti o persone per strada. Il prezzo base è di 1.300.000 euro, ma c'è sempre spazio per miglioramenti ed aggiornamenti. In fondo, se vorrete competere con Iron Man, questo è il minimo. The Ring Speed Scuba. Se pensi che un'armatura robot sia troppo da supercriminale e desideri invece qualcosa che ti faccia apparire più come un bravo ragazzo, ma hai comunque intenzione di spendere una barca di soldi, che ne dici di un'auto che si trasforma in un sottomarino proprio come quella di James Bond? Allora la Ring Speed Scuba fa per te. Su strada si muove ad una velocità massima di 130 km orari, mentre in acqua è molto più lenta e raggiunge a stento i 5. Può raggiungere i 20 metri di profondità ed il fatto che non abbia il tettuccio, oltre a farti bagnare completamente, sarà un'ottima via di fuga in caso di problemi. Il suo prezzo si aggira attorno ai 2 milioni di euro, ma in fondo una spia può permettersi questo ed altro. Bene, spero che il video sia stato di vostro gradimento. In tal caso ricordate di lasciarmi un mi piace. Inoltre, voi, con un commento qui sotto, fatemi sapere se conoscevate già questi oggetti che vi ho mostrato e soprattutto eravate a conoscenza del loro prezzo così esagerato. Ma scrivetemi anche quale di questi è quello che desiderate di più e che magari un giorno vorreste comprare. Ed ora passiamo alla domanda di oggi. Voglio sapere qual è la velocità massima che raggiunge la moto elicottero. Ricordate che due di voi che risponderanno in maniera corretta verranno sorteggiati tra gli altri nominati all'inizio del mio prossimo video. Quindi non c'è altro da fare che salutarci. Se questo video è stato di vostro gradimento, ricordate di lasciarmi un mi piace, condividetelo su Facebook e fatelo vedere ai vostri amici. Se vi aggiungete la preferita, noi ci vediamo domani con un nuovo video.